Buongiorno, benvenuti tutti alla rassegna stampa di oggi, la zuppa di porro di sabato 23, direi che oggi è il 23 giugno, vediamo qual è il giorno esatto di oggi. Aspettate, che qui ho fatto una chiamata, ho fatto un casino, oggi è il 23 giugno. Allora, aspetta che mettiamo un po' meglio. Io vi dico subito che il pezzo migliore della giornata ce lo teniamo per la fine di questa zuppa di porro, perciò vi voglio tenere tutti quanti incollati. Il primo, fermi tutti, reportage di Di Battista, che, come scrive nella nota il Fatto Quotidiano, è un ex deputato del Movimento 5 Stelle che adesso per Left o Loft, non mi ricordo come si chiama, ma la cosa è simile, e per il Fatto Quotidiano è andato a spiegarci alla Chatwin che cosa sta succedendo nel mondo della Silicon Valley o delle Americhe, come dice lui. Ma non ci gustiamo il reportage di Battista come prima cosa e come primo ingrediente di questa zuppa, perché ci sono tante altre cose da raccontare. Beh, insomma, una di queste è ovviamente che c'è una Grillo buona e una Grillo sbagliata, nonostante facciano tutte e due parte del movimento di Grillo. Quella buona, incredibilmente, lo dico perché la conosco, non c'è mai nulla di personale in quello che dico, né nei confronti di Battista né della giovane Grillo che fa il ministro della sanità, è che non avevo avuto l'impressione che questa giovane ministra della sanità fosse così rigorosa sui vaccini, anzi pensavo che avesse delle posizioni critiche sui vaccini. Ma cosa succede ieri? Che Salvini, in questa specie di delirio di dichiarazioni, dice che non tutti i vaccini, che i 10 vaccini sono inutili e dannosi. La Grillo, che è il ministro della Sanità, risponde in una maniera straordinaria. Non solo dice non si toccano e risponde benissimo, ma la vera risposta che devo dire chapeau al ministro Grillo è: la politica non fa la scienza. Chiaro? Non è la politica a decidere quello che è buono e giusto. Esiste la scienza, esiste il metodo scientifico, dovrebbe spiegarlo a parte dei suoi deputati, come nota Alessandro Sallusti oggi sul giornale, perché mentre la Grillo diceva questa cosa straordinaria, finalmente giusto, buongiorno Dilva, beh, insomma, cosa succedeva? Che al Ministero degli Interni, allo stesso di Salvini, venivano ricevute tre persone dal sottosegretario agli interni che è del Movimento 5 Stelle. Sapete chi sono queste tre persone? Un medico radiato dall'Ordine dei Medici per il suo atteggiamento Novax, un nutrizionista che è presidente del movimento per una società etica, antifinanziaria e solidale, da prendere calci nel sedere. E poi una ex grillina, che era quella che aveva sostanzialmente pensato che ci fosse un complotto da parte del governo Renzi nel diminuire la scala dei terremoti per poter non pagare i rimborsi, tutte minchiate. Beh, insomma, devo dire la verità che oggi la Grillo ci ha fatto ricredere sul Movimento 5 Stelle riguardo a questa vicenda dei vaccini, mentre nel frattempo purtroppo quelli che i suoi cuginetti al Ministero degli Interni e il Ministro degli Interni hanno detto una enorme cagata. No, Anna, Salvini non dice che non bisogna vaccinare, dice che sono troppi. No, cara mia, dice, perché le frasi sono importanti, 10 sono inutili e dannosi. Cioè, non si deve dire una cosa di questo tipo. Cioè, si può dire tante cose. Se l'avesse presa anche da un punto di vista di libertà e non di immunità di gregge, ne avremmo potuto parlare per anni. Ma quando un politico dice che sono dannosi, è lì che sbaglia. Quando dice che sono dannosi, non è più accettabile quello che dice Salvini. E lo dice uno che, come sapete, in questi giorni stiamo discutendo di tutto. L'altra questione, diciamo, che riguarda la Grillo deficiente, secondo me, è l'ex, ma proprio dà il senso, c'ha ragione Gramellini. Guardate, per dare ragione a Gramellini e la Grillo vuol dire che oggi mi sono. Non vi preoccupate che fra un po' arriva Di Battista. La Grillo, come dice Di Battista, come dice Gramellini, è la moglie, ex moglie di Grillo. E che cosa fa? Fa un tweet in cui dice: Walter Veltroni con la scorta. Chi la paga? Walter Veltroni molto dignitosamente dice: cara signora, gentile signora, io non ho la scorta. Chiesi esplicitamente, dopo che uscì da Palazzo Chigi e di tutti i miei cari politici, di non avere la scorta. Bene, sapete cosa risponde la signora Grillo, l'arroganza della signora Grillo a Veltroni che gli dice: guardi, non ce l'ho la scorta? Beh, comunque, insomma, è una domanda legittima la mia. E no, e no, e no, arrogante di merda.
merda! Non è una domanda legittima la tua, hai detto una cagata! Non ha la scorta, hai scambiato due signori solo perché erano grossi come la scorta! Chiedi scusa! Perché voi siete dei fascisti quando fate così! Siete dei fascisti, no, dei fascisti, dei comunisti! Siete dei stalinisti! Siete dei leninisti! Non vi potete permettere di basare questa vostra mentalità da giustizialisti di merda contro Veltroni e dover obbligare me a difendere Veltroni ed essere d'accordo con Gramellini. Questo forse è la cosa che più mi dà fastidio. Eccolo qua, Marco, i 12 vaccini sono dannosi, se sono solo servo, porri. Porro, Salvone ha ragione e dice la verità. Bravo, bravo, complimenti, bravo. Bravo, chi cazzo te l'ha detto? Chi cazzo te l'ha detto? Deficiente, che sono dannosi. Che cosa, chi te l'ha detto? Io mi sa sulle balle, oggi Barioni fa un'intervista come al solito, Burioni, il più insopportabile dei medici che girano in circolazione con la sua arroganza insopportabile. Ma la Burioni è pur sempre meglio di questo cretino che dice 12 vaccini sono dannosi, ne stiamo parlando di 10, dannosi. Chi te l'ha detto? Un abbraccio a Sardegna, Fabrizio, sono proprio qua, posto mitico. Oggi brutta giornata. Comunque questi cretini, no? Che ragionano per ideologie. Poi dopo legge oggi Antonio Polito e devo dire la verità che capisci, io stimo molto Antonio Polito, però questa cosa qua ve la devo leggere di Antonio Polito oggi, perché che cosa mi scrive Antonio Polito? La Lega è un deliveroo della politica, si preoccupa di consegnare ai propri elettori ciò che chiedono. Ebbene, no, scusami Pulito, che cosa c'è di male se un partito delivera, porta ai propri elettori ciò che chiedono? Cosa deve fare un partito? Deve cercare di fare una mediazione tra le richieste degli elettori e quello che si può fare? Questo stai dicendo? Oppure fare quello esattamente con cui che hanno fatto fino ad ora, cioè fregarsene di quello che pensa la gente? Cioè, ha un sapore di snobismo. Cioè, io sono d'accordo sui populismi, su quello che vuoi, ma stiamo attenti, perché questa frase di Polito è pericolosissima, cioè criticare la Lega perché si preoccupa di consegnare ai propri elettori ciò che chiedono, per me non è populismo, è forse alla base della democrazia, che io non amo per niente, sia chiaro, mettiamoci tutti d'accordo, la democrazia fa schifo, non facciamo la democrazia e leggiamoci soltanto di Battista, questo potrebbe essere un segnale. Sei tu un arrogante? Sì, sono proprio un arrogante, sì, sei proprio un arrogante, sono proprio un arrogante, cretino, sono proprio un arrogante a questo qua che mi ha scritto, io sono un arrogante, ma la differenza tra me e te, sai qual è? Che io parlo e tutte le puoi andare da qualche altra parte, mentre invece di sentire questo arrogante, in questa mia stanza posso fare quello. Beh, sei solo un servo, quello è un cretino. Marco Cristoforo è un cretino. Marco Cristoforo è un cretino. E non ti arrabbiare, l'intelligenza, no, mi arrabbio, ma non mi arrabbio per niente, figurati, sto serenissimo. Ma quando incontro questi cretini, perché vedi, ti attaccano perché sei un servo, perché loro ragionano, cioè non sanno neanche usare le parole, vergognati, sei un servo, cioè non hanno. Capito? Non hanno un dialogo fuori dalle parole d'ordine che gli spiega da Travaglio, che oggi non mi ricordo di che cosa si occupa. Altre cose, Tria, ministro dell'economia, e sui giornali di oggi smentisce Di Maio sulla questione del reddito di cittadinanza, perché dice che sostanzialmente nel 2018 non ci saranno le coperture, quindi non si può fare. Nel frattempo Di Maio dice che chiunque ottenga il lavoro, che il reddito di cittadinanza, deve fare lavori socialmente utili, mi sembra, per 8 ore alla settimana. Guardate tutta la storia della ONG, ti finirà la pacchia, Francesco Vitale, ti finirà la pacchia, io vivo nella pacchia, io sono sereno, siete voi che siete dei rosiconi, ti finirà la pacchia, cioè parlate come Salvini e come Di Maio, ma cercate di avere un pensiero autonomo, va bene, autonomo, non dico tanto, un pensiero autonomo, cioè un pensiero per il quale si può essere d'accordo su Salvini quando parla delle ONG, si può essere d'accordo su Salvini quando dice che si deve mettere ordine nei campi rom, si può essere d'accordo con Salvini sulla flat tax, si può dire che Salvini ha detto una cagata sul fatto che 10 vaccini siano dannosi, ha detto una stronzata, tant'è che ieri sera l'ha anche un po' smentita, quindi magari mettetevi in connessione, ma il chip nel vostro cervello sia un po' più connesso con quello che dice il capitano, no? Va bene, si può, no? Si può dire una cagata, sapete quante le dico io? Il problema è che quando sento uno che mi dice che io sono un servo, oppure vergognati, mi diverto a dire che sono dei cretini frustrati e che la pacchia per me continuerà tutta la vita, perché nella mia testa c'è la pacchia. E, altre cose, ve le stavo tenendo per la fine della giornata, quale sono? Ah,
ragazzi, rullo di tamburi, rullo di tamburi. No, ah, aspettate, c'è un altro tema prima, di Battista. L'altro tema è la questione delle scorte, quindi Salvini contro Saviano. Guardate, l'unica cosa, allora, io sono contro l'obbligo dei vaccini e comunque sono troppi. La questione dell'obbligo dei vaccini, cari amici miei, è l'immunità di gregge. Non possiamo tutte le volte pensare che i nostri comportamenti, la libertà mia finisce quando viola la libertà di un altro. Cioè, è una cosa banale, semplicissima. Volete non farvi i vaccini? Sono d'accordo. Quindi si decida che ci sono delle persone che non possono fare i vaccini, non mettono più piede in una scuola pubblica, non mettono più in un mezzo pubblico, non mettono più perché c'è un'immunità di gregge. Punto, punto. Volete essere liberi di non fare i vaccini? Volete essere liberi di fare una comunità come fanno gli americani per cazzi loro in un posto del setto? Fatelo! Fatelo, ma non mi dovete rompere le balle che poi volete che tutti i contribuenti paghino per voi la scuola, paghino per voi la sanità, paghino per voi il mezzo pubblico, paghino per voi l'università pubblica. Vi prego, va bene? Non va bene che tutta la comunità deve essere un gregge tranne che sui vostri vaccini. La sceneggiata, diceva Fantastico Oggi Italia Oggi, tra Salvini e Saviano è molto semplice: non ci sarà nessun politico che avrà mai coraggio di togliere la scorta a Saviano, perché un 2% di possibilità, dice Italia Oggi, che venga ammazzato dalla mafia Saviano farà sì che quel politico scompaia per tutta la sua vita, e quindi Salvini non ha interesse di scomparire per tutta la sua vita, così come l'immunità di gregge è una truffa, porro, studia, e l'altra cosa che dicono è studia, io adoro, studia, servo, è finita la pacchia, qual è l'altra cazzata che dicono, studia, l'immunità di gregge è una truffa, va bene, e sai che cosa devi fare tu che dici che l'immunità di gregge, vai per favore al Ministero degli Interni, dal sottosegretario, con lo stesso che dice che vuole una società antifinanziaria, vai lì, dai, vai col chip. Allora, la sceneggiata è perché Salvini non toglierà mai la scorta, a dice Italia Oggi, a Saviano, perché la sola ridottissima possibilità che lui possa venire ucciso sarebbe la fine del mondo, e dall'altra parte, dice giustamente Italia Oggi, Saviano alza i toni, gli dice sei un buffone, fa le foto con i suoi cazzo di attori amichetti suoi, perché così vende, aumenta i suoi cachet e vende i suoi libri, che peraltro in pochi se no leggerebbero, come ha detto ieri Ferrara, un uomo che scrive piuttosto male. Il vero tema, allora finalmente siamo arrivati, è arrivato il fantastico Chatwin de Noantri de Piazza Giochi Delfici, cioè Di Battista, e ci ha fatto due pagine sulla, sul Fatto Quotidiano, quindi va benissimo. Allora, che cosa dice? I droni ruberanno il posto ai rider, cioè quelli che stanno oggi in bicicletta verranno rubati i loro posti dai droni. Vorrei segnalare a Di Battista che quando uno fa un reportage, tutto sommato mi deve dare un po' un senso, lo dico con grandissima umiltà, però forse anche lui ne deve dire altrettanto, perché purtroppo il nostro mestiere, sono 30 anni con la mia età che facciamo, quando fai un reportage devi cercare di portare qualche cosa che non ho letto sul Corriere Economia 6 mesi fa, 1 anno fa, cioè quello che i droni sostituiscono i rider e che ci hanno raccontato gli uffici stampa di Amazon e di tanti altri. Un po' l'abbiamo visto, un po' l'abbiamo letto, un po' l'abbiamo raccontato, sappiamo come funziona la cittadella di Facebook, abbiamo letto un libro che si chiama The Circle, non voglio essere il criticone, non, per carità. Tra l'altro devo dire che scrive male Di Battista, ma insomma noi siamo abituati all'Annunziata, come sapete, e quelle vertici di scrittura dell'Annunziata certamente Di Battista non ce l'ha, però io penso che lì ci sia la grande scuola comunque del Fatto, per cui i pezzi li passano e li rileggono, e poi ci sono un po' di robe incredibili, cioè a un certo punto quando io leggo il savianismo di Di Battista, per esempio quando lui dice sì, perché io sono andato nella mensa dei poveri a controllare con la mia compagna cosa succedeva, ma porca puttana, se stai da 10 giorni a San Francisco smettiamola con ste mense dei poveri, sei stato 2 giorni, 3 giorni a mensa dei poveri, le mense dei poveri vengono gestite da persone sante, sacrosante, che ci stanno mesi, anni, insomma questa idea, no, di partecipare alla realtà di quello che avviene perché sei stato un paio di giorni in una mensa dei poveri è piuttosto ridicolo, no? Non, il giornalista non sta nelle mense dei poveri, il giornalista certifica e fa i reportage, sono mestieri diversi. Poi nella tua vita, il pomeriggio vai nella mensa dei poveri, fai come cazzo ti pare e non lo racconti neanche, perché se lo racconti è finita, cioè fa parte del nostro mestiere conoscere le cose immedesimandosi nelle situazioni. E poi questa idea della sua fascinazione per i capitalismi della new economy, cioè da una parte c'è la miseria
a San Francisco, e lui conosce quella del Congo e del Guatemala, e dall'altra c'è l'affascinazione per Elon Musk, che in realtà è il più capitalista e più levereggiato, come dicono i finanzieri, uomini della Silicon Valley. Insomma, il primo reportage di Di Battista dalla Silicon Valley potevamo evitarcelo, a parte la sua partecipazione alla mensa e il fatto che i droni sostituiranno i rider, direi che c'è poco, niente da leggere. Detto questo, voglio dire chapeau, perché chiunque voglia fare il nostro mestiere e riesca a conquistare 2 pagine su un quotidiano, devo dirlo con grandissima non ironia e con la scrittura che è, diciamo, molto superiore a quella della Annunziata, che è il mio benchmark, ben venga. Detto questo, vi do appuntamento a domani con la zuppa di Porro, sui vaccini, 1 antipolio, 2 antivenere, 3 antimafia, 4 anticolore, 5 antimalaria e 6. Bene, Che Guevara secondo, e non so chi commento sempre, quello che vi, un saluto a Françoise, vi do, Rita, e vi do appuntamento domani, però mi raccomando, quelli che mi seguono devono farsi le 2 pagine di reportage di Di Battista, devono farsi 10 vaccini e devono anche associarsi all'associazione antifinanziaria etica e solidale del parlamentare, del nutrizionista che ieri è andato a trovare il sottosegretario di Salvini. Se no, niente più zuppa. Comunque un po' lo stimi di Battista. Ciao, complimenti, stai tranquillo Nicola, io non sto mai tranquillo, Tiziano, no, Cristian, chissà perché Tiziano l'ho chiamato. Vi do un saluto e vi do appuntamento domani. Ciao, se vi piace condividete.